Consigliere Testa, quali sono le proposte di Fratelli d'Italia per la prossima stagione balneare? Ma noi abbiamo voluto fare un documento pratico, concreto e responsabile in vista ormai dell'imminente inizio della stagione estiva, ben sapendo che ad oggi il governo centrale ancora non ha emanato le famose linee guida e oggi le oltre 700 imprese turistiche sulla costa abruzzese, così come le oltre 30.000 su tutto lo stivale italiano non hanno regole. E noi abbiamo voluto fare un documento che daremo all'assessore Mauro Febo, dove andiamo a in qualche maniera a declinare quelle che devono essere, secondo noi, avendo sentito anche gli operatori del settore, le distanze tra una fila e l'altra, tra un ombrellone e l'altro, come dovranno essere gestite le docce, i lavapiedi, così come probabilmente non ci saranno più le serate all'aperto, non ci saranno più i parchi giochi all'interno delle concessioni, ma si cercherà di dare più spazio ad esempio all'asporto sotto le palme, a fare le cene forse anche sulla spiaggia, che è anche una cosa bella e caratteristica, così tale da garantire la distanza sociale, e sarà un utilizzo abbastanza attivo delle app sia per fare le prenotazioni ma anche per contingentare le entrate e l'uscita all'interno di una concessione per tenere tutto tracciato, una sorta di check-in e check-out come avviene ad esempio all'interno delle strutture ricettive. Quindi noi abbiamo voluto dare all'attenzione della politica regionale un nostro contributo, ripeto, perché non è possibile che a distanza di 18 giorni gli operatori degli stabilimenti balneari non hanno nessuno straccio di linea guida e non possono sapere come montare le palme e cosa dire ai tanti clienti che chiamano e non sanno quindi dare risposte certe. E anche per in qualche maniera dare conferma e certezza al famoso turismo di prossimità, a tutti gli abruzzesi che vorranno quest'anno, e il nostro auspicio è proprio quello, rimanere sulle coste abruzzese al mare e non andare verso altri lidi fuori regione. Ritardo importante perché oggi è 12 di maggio e noi, le imprese balneari, non hanno nessun tipo di indicazione. Speriamo che nelle prossime 24-48 ore escano, perché il tempo è scaduto, le spiagge vanno montate con un tempo congruo, non è che all'improvviso si allestisce una spiaggia. Con questo contributo noi vogliamo far sì che si guadagni tempo al momento in cui arrivano queste linee guida, nel rispetto dell'amministrazione regionale della regione Abruzzo, in modo tale che non ci sia un ulteriore tempo, ma bensì già trovato il bandolo della matassa, insomma.